Radio Free Station, www.radiofreestation.com. Buon ascolto. Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questa sera io mi trovo qui nel salotto di Mirtilla con una persona che ci ha tenuto compagnia per tantissimo tempo, attaccati alla televisione con il suo viso bellissimo, con il suo modo di fare veramente, io devo dire, casalingo, perché ha attirato a sé noi donne e uomini, così come se fosse stata una nostra amica tutte le volte che in pratica c'era bisogno di parlare, di qualcosa. E allora, chi è lei? Lei è la dolcissima, per me l'è sempre stata, Maria Rosaria Omaggio. Maria Rosaria. Buonasera, buongiorno, buona giornata. Possiamo dire un po' di tutto. Chi si ascolta. Allora, lei, oltre ad essere una grande attrice, è stata ed è tuttora anche una grande scrittrice. La domanda che mi viene solita fare ai nostri ospiti è: lei ha iniziato molto giovane ad intraprendere, diciamo, la carriera dell'attrice. Quando ha avuto questa opportunità, ha scoperto lei, i suoi genitori, questa sua bellissima dote? Ma in realtà sin da molto piccola, giocando e ridendo, facevo sempre dei piccoli spettacoli a casa. Il debutto vero e proprio, se vogliamo, a scuola delle suore, con un ruolo maschile, interpretai Gesù Bambino. Avevo 3-4 anni, così, quindi io sono andata, ho fatto la primina, diciamo, prima dei 6 anni tradizionali. Però anche a casa mi divertivo. Ricordo benissimo che quando fu fatto un armadio, che quando si apriva si accendeva la luce, io lo svuotai tutto, perché per me quello era il teatro, quindi mi aprivo alle ante dell'armadio e facevo spettacolo. È una cosa molto bella e particolare, tra l'altro è la prima volta appunto che sento parlare di un armadio che viene considerato come un teatro, no? Un teatro all'aperto. È un congenito della nascita, evidentemente. Evidentemente sì. E però ecco, quindi lei ha cominciato già da piccolina praticamente, però lei debutta al cinema con Roma a mano armata e con Squadra Anticipo. Li ho girati contemporaneamente. Ecco, nello stesso anno, nel 76, se non ricordo male. Sì, sì, esattamente. Ma chi è che l'ha scoperta? Probabilmente mi sono scoperta da sola, nel senso che andavo a scuola, mi falsificai anche l'età, mi sono aumentata l'età per fare i provini in Rai, feci Canzonissima con Baudo e poi appunto sia Corbucci che Lenzi mi scelsero per fare questi film, che sono stati i primi poi di una lunga serie fortunata di Thomas Median. Scusi se l'ho interrotta. No, assolutamente, non c'è problema. Poi da lì, insomma, c'è stata la Warner spagnola che mi scritturò per fare La Luna Andalusa. Ho fatto una serie di film in Spagna e poi in Francia e non ho mai smesso. Lei praticamente ha avuto l'opportunità di lavorare con grandi registi. C'è qualcuno, qualche regista con il quale avrebbe voluto lavorare e che magari non è riuscita mai a fare un qualcosa che a lei piacesse? Ma io credo che un attore fino ai 105 anni non dirà mai che c'è un regista. Posso dire con chi mi piacerebbe lavorare, perché sì, anche. Sono in realtà delle casualità, cioè il ruolo giusto al momento giusto, con l'età giusta, sono delle situazioni che capitano, come nell'ultimo film che ho girato con Andrzej Wajda, questo premio Oscar polacco, che è su Wałęsa, Valesa, per chi lo legge come scritto, ed è la storia di questo leader di Solidarnosc raccontato attraverso l'intervista della Fallaci, che poi ho interpretato. Quindi quello è stato anche quello. Certo, è evidente che ogni attore vorrebbe lavorare con un regista come Andrzej Wajda, oppure con Woody Allen, come è accaduto in Wrong with Love.
sono delle coincidenze, accade. Oggi mi piacerebbe sicuramente lavorare con un italiano, con Tornatore, ma anche con Crialese, ma sono tanti, ma anche della commedia con Lucchetti, sono molti gli italiani bravissimi, per non parlare di Sorrentino e Garrone. Quindi i grandi del cinema italiano. Lei ha vinto tra l'altro il premio Oriana Fallaci nel 2014 proprio per la sua interpretazione a Venezia del premio Pasinetti. E una cosa che volevo chiedere, lei in pratica ha lavorato nel cinema, nel teatro e nella televisione. Si sente più attrice di teatro, di cinema o di televisione? Questa è una domanda molto italiana che in realtà nel mondo nessuno la fa. Esistono degli attori, esistono dei personaggi. Ma lei ha fatto tutto? Un attore professionista diciamo utilizza la tecnica cinematografica per la sua interpretazione o quella teatrale, che ha bisogno sicuramente di un altro tipo di tecnica, o tiene conto che invece ha un'inquadratura più adatta alla televisione. Quindi è solamente squisitamente un fatto tecnico, cioè in teatro è necessario portare la voce, per cui spesso si articolano le labbra molto di più, cosa che si facesse in un primo piano cinematografico, non verrebbe il mal di mare a chi guarda, no? A vedere, certo, una persona che muove. Quindi in realtà non esiste un attore che è solo quello. Ci sono anche degli straordinari attori che poi hanno trovato maggiore affermazione nel doppiaggio, ma che comunque ogni tanto si affacciano in teatro e sono degli eccellenti attori. Cioè, un attore è un attore. Se è un bravissimo interprete, poi magari riuscirà a lavorare in tutti i campi. Oggi, e sono contento di aver contribuito a questo, si è abbastanza abbattuto il confine tra teatro, cinema e televisione, e qualche volta anche in modo sbagliato, perché se un personaggio poi magari inflaziona dappertutto e poi non ha il tempo di maturare, di diventare e di crescere, diciamo così, artisticamente, però è sicuramente più facile di come fosse quando io ho iniziato a 17 anni, insomma, era più complicato, il cinema era una meta più difficile. Io la differenza che vedo, non so se sia una mia impressione o meno, tra il cinema e il teatro, che mentre nel cinema magari una scena deve essere ripetuta diverse volte prima che venga messa poi in pellicola, e comunque non c'è un contatto diretto con il pubblico, a teatro invece sì, a teatro c'è un contatto, cioè anche se le scene vengono ripetute nelle prove, quando poi si fa diciamo lo spettacolo, si ha un rapporto diretto con il pubblico. Io questo intendevo, cioè c'è una differenza fra il cinema a livello proprio di contatto con chi la sta vedendo. Sono delle emozioni differenti. In realtà ciò che resta impressionato in pellicola, sia nastro magnetico televisivo, digitale ormai, oppure la pellicola, ha comunque un'emozione differente, però meno male. Non potremmo, per esempio, goderci, come stiamo facendo in questi giorni, tutte queste opere di Edoardo De Filippo se non avessimo avuto la fortuna che la RAI le ha fissate, no? In qualche modo, e quindi le trasmette anche ai giovani e restano lì come un documento. L'emozione del teatro è un'emozione speciale. Quando parlavo di malattia prima, questa lo devo, no? Ecco, sì. Il desiderio proprio di una comunicazione diretta. Qualche volta
mi viene chiesto da chi viene al teatro, chi mi chiede un autografo, ma come fa a dire tutte queste cose a memoria e a ripeterle per tante repliche? In realtà ogni replica è diversa, perché è diverso il pubblico, cioè anche nello stesso teatro lo stesso testo, lo stesso allestimento, e cambia perché cambia il pubblico, quindi arriva un'emozione diversa e la nostra resa dalla scena alla platea e viceversa cambia, è diversa. Ma questo vale anche per il concerto di un cantante, già, per tutte le esibizioni dal vivo. Dal vivo, certo, è normale, ecco, è una cosa molto interessante che stai dicendo, cosa alla quale in questo momento io non stavo pensando, perché proprio perché il pubblico ogni sera cambia, quindi sono emozioni diciamo che cambiano giornalmente in base a quelli che sono gli ascoltatori o gli spettatori, e quindi ci danno comunque delle emozioni diverse. Esattamente. Questo è normale. Senta, e invece per quanto riguarda appunto lei nel teatro, credo che abbia fatto di tutto e di più, perché ha interpretato numerose opere, ricordiamo La Schiava d'Oriente, ricordiamo ancora La vita da Calvino, ecco, con Grazia Di Michele, in tre straordinari polistrumentisti, ricordiamo Sotto Banco di Starnone, La Veneziana, Fedra, Medea. Sono tutti ruoli importanti. Certo, non sono le commedie o diciamo il teatro, quello moderno, ma è tutta roba. Ho fatto anche commedie, Sotto Banco, Spirito Allegro, commedie anche classiche, se vogliamo, anche La Schiava d'Oriente, un testo di Goldoni. Mi piace molto fare ridere. Sempre donne forti, sicuramente, anche nel caso delle commedie, però assolutamente più impegnative rispetto ad una commedia logicamente moderna, voglio dire, perché sono personaggi. Ma no, dipende. Beh, quella di Starnone è stato tratto il film La Scuola. No, non direi questo. In realtà non è che quello che è drammatico è più impegnativo. Veramente ci possono essere dei testi, cioè dei testi leggeri che sono, cioè io non posso dire che anche al cinema, non so, un film come Cure Camicia, quella scena famosa dove Pozzetto rimane attaccato con le bretelle, sì, alla macchina e lo porta in giro per tutta Milano, no? Oppure la frase famosa "perché ti sei vestita così", è diverso certamente dal film dove interpreto la Fallaci, sono due ruoli totalmente differenti. Diverse. Ma l'impegno è lo stesso, è il gioco dell'attore. Sì, quello sì, però il fatto che siano state scritte appunto da Ungaretti, Ovidio, cioè per me è un qualcosa di più tosto, in quel senso lì, voglio intendere, cioè qualcosa di più impegnativo sicuramente. No, io credo seriamente anche un testo moderno di un giovane autore, se è bello e ne vale la pena di farlo. Anzi, mi piace molto, spesso ho fatto anche cortometraggi o anche lungometraggi, ma lo stesso Fabrizio Costa, quando girai Edera per la televisione, che ha avuto un grandissimo successo, è stata forse la prima lunga fiction che c'è stata, la prima serata su Canale 5, era 22 puntate, sì, e Fabrizio Costa debuttava come regista di televisivo di una serie così lunga, però insomma, voglio dire, uno dei migliori registi televisivi italiani ormai di fiction, sì. Quindi sono molto contenta quando c'è un debutto. Posso anticiparvi che anche io ho debuttato nella regia cinematografica, ho appena finito di girare scritto, diretto e interpretato un cortometraggio, e il prossimo anno in un importante festival verrà svelato. Ah, quindi è tutto ancora tabù, cioè non si può dire niente, tranne appunto che lei ha fatto questo cortometraggio. Ho fatto questo debutto. Bellissimo, bellissimo, una cosa bellissima che lei sta dicendo ai nostri ascoltatori di Radio Free Stage. Ho già fatto la regia teatrale l'anno scorso, continuavano le repliche del Balcone di Golda, questo testo sulla vita di Golda Meir, bello, interessante,
potente che ha interpretato per me Paola Gassman, che era una magnifica Golda. Quello è un testo di Gibson, l'autore che ha scritto Anna dei Miracoli. Sì. Io l'ho messo in scena, ho curato la regia, la traduzione del testo. È stata una meravigliosa esperienza con una, e poi lavorare con una collega brava, giusta nel ruolo, è stata un'avventura veramente straordinaria. Come è arrivata la regia? Cioè, diciamo, alla base è stato necessario la sua esperienza di attrice, a portarla a questo? O era una cosa a cui aveva già pensato perché magari le piace? Io l'avevo già fatto, ma magari con me in scena, per cui anche Chiama la vita è un Certo. mio progetto. Il testo fatto da me, anche se testualmente è precisamente preso da opere e canzoni di Calvino, ma insomma tutta l'operazione è un mio progetto. Ma perché naturalmente io credo che se ci sono dei progetti o delle cose che stanno particolarmente a cuore, diventa abbastanza naturale portarle avanti, ma nello stesso tempo mi piace molto essere diretta, anzi posso dire che mi riposo quando mi posso affidare nelle mani di un regista. Mi riposo, cioè sicuramente È più tranquilla meno. e rilassata. Faccio soltanto il lavoro dell'attrice, invece nell'altro caso è un lavoro molto più complesso e articolato, Certamente. quindi. Senta, lei ha fatto, diciamo, si è interessata anche di attività letterarie. Ricordiamo che ha collaborato con moltissime riviste, ha pubblicato per i tipi delle edizioni mediterranee Viaggio nell'incredibile e in più ha Incredibile, fatto. l'energia trasparente, curarsi con i cristalli, l'enciclopedia sulla storia dei gioielli, il linguaggio dei gioielli per Baldini e Castoldi, Dove lo trova un il volume di, tempo? con Baldini e Castoldi, un volume di racconti con La Corbaccio, Longanesi, C'era una volta, c'è sempre, ci sarà ancora. Soprattutto il libro delle pietre e quello dei gioielli, che sono Se non una ricordo male, multidisciplinare. era stato Come? tradotto in diverse lingue, se non ricordo male. Sì, è stato tradotto in 16 lingue, ma sono in aggiornamento e quindi prometto, appena riesco, siccome faccio tutto da sola, che verranno ristampati in un'edizione molto più accurata e aggiornata. Mi chiedevo e le chiedevo dove trova tutto questo tempo? Nella giornata adesso sto preparando un grande evento dedicato a Gabriel García Márquez, che mi aveva già fatto l'onore anni fa di darmi i diritti dell'unico testo teatrale che ha scritto, che si intitola Diatriba d'amore contro un uomo seduto. È anche pubblicato da Mondadori. C'è una mia foto di scena in copertina e dietro c'è la foto di Marquez, ovviamente. Questo grandissimo premio Nobel colombiano è venuto a mancare ad aprile di quest'anno, e quindi ho l'onore e l'onere di dedicargli un omaggio teatrale al Teatro Palladium di Roma. Dal 24 al 27 di novembre ci sarà una maratona della lettura integrale del libro Cent'anni di solitudine, il suo capolavoro, e verrà aperta da me con Massimo D'Apporto, preceduta con una intervista immaginaria a Marquez, e quindi io farò delle domande a Gabo, interpretata appunto da Massimo D'Apporto, e poi apriremo questa lettura che effettivamente ha più di 130 voci, tantissimi attori famosi, la mattina del 25, 26, 27, il pomeriggio ci saranno i ragazzi dell'Accademia Arte Drammatica Silvio D'Amico, del Centro Sperimentale di Cinematografia dove aveva studiato appunto Marquez, ci saranno
i ragazzi del DAMS dell'Università di Roma 3, Università di Roma 3 che appunto ci ospita al Teatro Palladium, e poi supportati ovviamente da tante voci importanti di colleghi che verranno così a fare da testimonial, a leggere alcune pagine come una staffetta da Maddalena Crippa, Tosca d'Aquino, Enzo De Caro, Antonello Fassari, che poi si troverà lì al Palladium, sempre alla Garbatella, vicino a dove gira i Cesaroni, Paola Gassman, Claudia Gerini, Marisa Laurito, Manuela Che è Kusterman, un Daniela bellissimo. Poggi, Grazia Di Michele, Simona Marchini, Mita Medici, Paola Minaccioni, Ugo Pagliai, Paola Pitagora, Quartullo, Lunetta Savino, Blasio Locarei, Pamela Villoresi, Roberta Torre, insomma tanti altri. Adesso non riesco a dirne 133, Sono tutti i ragazzi, sono tantissimi, veramente tantissimi. tantissimi. Quindi è un grande impegno. Sono molto contenta che questo progetto sia partito, e a marzo, sempre al Palladium, rimetterò in scena con un'edizione speciale il Diatriba d'amore contro un uomo seduto. Il Bellissimo. progetto della maratona è curato da me e da questo regista colombiano che già lavora in Italia da tanto tempo, Juan Diego Puerto Lopez, e curato da Rosario Galli, che è un autore e regista invece nostrano e che si occupa del Teatro Palladium. Quindi questa maratona prenderà il via il 24. Io devo leggerle a tutti i costi un messaggio che è arrivato in questo momento, però devo dire che oltre ad essere un messaggio per lei, viene fatto da un nostro speaker. Ciao Maria Rosaria Omaggio, io le confesso sono sempre stato un tuo ammiratore, ma soprattutto vedevo in te la mia donna ideale. Peccato, peccato che non ti ho mai incontrata. So che sei una grande tifosa della Roma e che durante i tuoi spettacoli in teatro, quando per un attimo esci di scena, è perché vuoi essere sempre aggiornata del risultato della Roma. È vero questo? Io non solo sono tifosa, ma sono addirittura cavaliere della Roma, perché c'è un cavalierato dei tifosi della Roma. È verissimo questo, tanto è vero che è rimasto abbastanza come un piccolo aneddoto in teatro, che una volta stavo facendo uno Shakespeare addirittura, aveva segnato. Totti, no. Prima aveva segnato Totti e quindi poi c'era stato un altro gol dopo nemmeno, non so, 10 minuti. Io ho capito perché vedevo così con l'occhio, con la coda dell'occhio, ho visto che si agitava il direttore di scena, quindi mi sono avvicinata, sono andata lì ed era una scena dove io dovevo piangere, invece avevamo fatto la doppietta, per cui mi è uscito fuori un sorriso con le lacrime, e in quel momento ho detto: ho capito adesso come fa Meryl Streep a ridere mentre piange. Avrà anche lei il suo Totti che segna. Sicuramente. C'è ancora un'altra domanda, sempre da parte del nostro Daniele. È vero che pratichi il golf con un buon successo? E poi sottolinea per la seconda volta, Daniele, saresti stata la mia donna ideale. Grazie e un grande abbraccio. Sono felice di stare qui in tuo ascolto. Grazie del complimento. Posso dire che insomma non ho molto tempo per giocare a golf, ma il mio sport vero praticato da sempre, da 25 anni, che continuo a praticare tutti i giorni con intensivi quando posso e soprattutto quando c'è il gran maestro Liron May, è il Tai Chi. Io sono istruttore di Tai Chi per la Federazione European Wushu Academy e lo pratico e credo che devo a questa disciplina, a quest'arte marziale, a questa meditazione in movimento, la mia forma fisica e anche quella psichica.
Ed è una cosa molto bella perché quando diciamo, si è in forma sia fisicamente che mentalmente si può fare, adesso capisco il perché, come lei riesca a fare tutto quello che fa e che ha fatto finora, perché appunto l'impegno comunque durante questi anni è stato talmente a 360 gradi che credo, ecco, soltanto chi è... Ma non parli al passato perché sto No, no, sto praticamente dicendo anche ora, no, 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 non ho pensando parlato... a No, 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 io sto parlando, ho detto quello che ha fatto finora e quello che sta facendo, ho aggiunto, e quindi appunto bisogna essere proprio tranquilli e rilassati, credo io, in forma. In forma, perché io penso che la tranquillità mentale sia molto importante, forse più ancora che non quella della salute, perché quando uno lavora tanto si dovrebbe stressare. Lei invece riesce a fare tutte queste cose, tant'è che io prima le ho chiesto come fa a farle e come ha fatto precedentemente a farle, perché il tempo, sì, sono 24 ore comunque al giorno. Ma insomma uno se si lamenta meno e fa e pensa positivo, le cose si fanno. Certamente. Io penso che il segreto di tutto, e ne sono convinta, ma non vuole essere una battuta filosofica, vuole essere proprio la mia deduzione di vita, e la chiave di tutto è l'amore. Allora, dirlo è abbastanza facile per tutti. Metterlo in pratica è più difficile. È difficile perché tutti abbiamo dei momenti di sconforto, tutti abbiamo dei lutti oppure delle gioie, delle grandi esaltazioni, degli innamoramenti, delle delusioni, e la vita è fatta così, è così per tutti. Quindi, in qualche modo, trovare un punto fermo deve dentro di noi, deve essere davvero l'obiettivo della vita, perché è quello il grande successo. Il resto cambia, come dice Mercedes Sosa nella canzone che io considero il mio inno, tutto cambia. Todo cambia. Senta, io vorrei che lei ci ripeta appunto l'impegno che sta mettendo in questo prossimo lavoro, in modo tale che tutti i nostri ascoltatori, anzi io invito proprio Daniele, visto che tu hai sempre adorato al punto di, tra virgolette, considerarla la tua donna ideale, quindi credo che ci sia stato anche un innamoramento, perché ci può essere un innamoramento fra uno spettatore, un amante di un attore, no? A livello così, di essere preso per il suo carattere, per il suo modo di fare, il suo modo di essere. Quindi io inviterei proprio Daniele ad andare a vedere questa bellissima maratona che ci sarà, vogliamo ripetere, Maria Rosaria. 24 novembre Teatro Palladium dalle ore 20:30 e poi il 25, 26, 27 dal mattino alle 11 fino alle 13:30, poi il pomeriggio riprendiamo alle 17 e con varie pause che in modo che il pubblico può cambiare fino a mezzanotte. Possiamo dire a Daniele che eventualmente se ha l'opportunità di poterla venire a salutare a nome di Radio Free Station, gli dà questa opportunità? Di firmargli una foto? Ecco, sì. Certo, come no? E allora io devo lasciarla, mi spiace Io di non essere mi partita. lascio senza citare una cosa importante Vada, della mia vita, dica. che è sicuramente l'impegno che ha caratterizzato questi ultimi anni, che è quello di essere un ambasciatore UNICEF. In questo momento tutti ci lamentiamo e viviamo un momento difficoltoso, ma ci sono tantissimi bambini nel mondo che sono in condizioni peggiori per le guerre, per dittature, per calamità naturali e siccome i bambini sono gli adulti di domani, aiutare un bambino vuol dire avere un mondo migliore domani. Allora, tutti quelli che si lamentano, noi che ci lamentiamo, non dimentichiamoci che con poco, davvero, possiamo aiutare un bambino. E facilmente www.unicef.it e trovate lì l'opportunità anche con un piccolissimo gesto di fare qualche cosa.
Io vorrei aggiungere un qualcosa che abbiamo scoperto da poco, che ci sono moltissimi bambini che magari in seguito a delle punturine che vengono fatte regolarmente quando i bambini, ai vaccini logicamente, bambini che nascono sani in seguito a dei vaccini vengono poi ad avere delle mancanze, chiamiamole così, il classico autismo, che è una malattia che, dove purtroppo la scienza, la medicina non ha ancora trovato nulla né per evitarlo né tantomeno per migliorare la situazione di questi bambini. Ho saputo da poco che c'è un centro in provincia di Frosinone dove stanno cercando di realizzare un qualcosa proprio per aiutare questi bambini in tutta Italia. E chissà che un domani anche diciamo, l'UNICEF possa interessarsi di questa malattia, che è una malattia veramente che fa tenerezza nel vedere dei bambini un po'. Così, io problematici, non mi piace mai usare dei termini scientifici perché comunque sono, quando si tratta di parlare appunto di bambini, mi sento male io in prima persona. Quindi aiutiamo i bambini di tutto il mondo e aiutiamo soprattutto la ricerca a far sì che alcune malattie che possono essere curate, se non con la ricerca, vengano piano piano debellate. Questo è l'augurio, la campagna, l'ultima campagna UNICEF a cui ho partecipato si chiama 100%, perché sicuramente si migliora la percentuale di aiuti nei confronti dei bambini che muoiono per cause prevenibili, quindi appunto un vaccino, un integratore, l'acqua potabile, eccetera, così. E noi vogliamo arrivare al 100%, quindi avere praticamente il 100% dei bambini in tutto il mondo che stiano bene e che siano quindi degli adulti di domani sereni, che potranno fare tante cose come è successo a me e come vi ho raccontato. Certamente, io Grazie, vi saluto a tutti, vi auguro una felicissima serata. grazie, io la ringrazio di nuovo per essere stata in nostra compagnia e magari chissà ci sentiremo più in là. Senz'altro, senz'altro. Intanto vi aspetto al Palladium il 24 novembre. Sicuramente, sicuramente il nostro Grazie. Daniele e altre persone del nostro gruppo della radio Entrate verranno. libera, quindi ascoltare un po' di belle parole scritte da un grande e interpretate da tanti attori, mi sembra che fa soltanto bene alla salute. Certo. Grazie. Grazie a lei, buona Arrivederci. serata. Arrivederci. Grazie. In diretta dagli studi di Radio Free Station avete seguito Il Salotto di Mirtilla. Appuntamento alla prossima intervista con Mirtilla.